che è Eucaristia che ci mette nella settimana santa, perché richiede perlomeno una duplice disposizione del cuore. Lo dico ai cari agricoltori, agli artigiani, ai membri del comitato feste, che chiudono la corona dei sabati in preparazione alla festa liturgica della nostra patrona e alla festa patronale, perché sono un tutt'uno, un unico mistero di gioia e di ringraziamento. La duplice disposizione del cuore, se da un lato è quella del ringraziamento, un ringraziamento che non comprende perché tanto amore, dall'altra però è anche un indice di autoaccusa. Gesù, è possibile dopo il tuo sacrificio che l'uomo resti indifferente a tanto amore? È possibile continuare a vivere come se nulla fosse accaduto di quanto tu hai fatto per noi? E soprattutto, tra poco leggeremo il racconto della nostra salvezza. È possibile non lasciarsi coinvolgere mentre ascoltiamo quelle parole che hanno cambiato per sempre la storia? Se la domanda è retorica, tutti noi conosciamo la risposta. Allora, con questo sentimento di indignità di fronte a tanto amore, ma anche di ringraziamento, celebriamo questa Eucaristia, guidati dalla stella Maris, guidati da colei che, come dice San Bernardo, nelle procelle della vita ci è sempre accanto. Hai paura? Hai dolore? Stai soffrendo? Non comprendi? Alza lo sguardo, guarda Maria, la stella della tua vita. Signore, che ci inviti al perdono fraterno prima di presentarci al tuo altare, Kyrie eleison. Cristo che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori, Christe eleison. Signore, che hai infuso lo Spirito per la remissione dei peccati, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio, ed io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non vengo svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ami. Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano,
mia forza, vieni presto e il mio aiuto. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Annuncerò il mio nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria a tutta la discendenza di Giacobbe, lo dema tutta la discendenza di Israele. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e ad una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Mostrerà al piano superiore una grande sala con i tappeti già pronta.
là preparate per noi. I discepoli andarono entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono per la Pasqua. Venuta la sera, egli giunse con i dodici. Ora, mentre erano a mensa e mangiavano, Gesù disse: in verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà. Allora cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: sono forse io? Ed egli disse loro: uno dei dodici, colui che intinge con me nel pianto. Il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Mentre mangiavano, prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti e disse: questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza, versato per molti. In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Gesù disse loro: tutti rimarrete scandalizzati, poiché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo la mia risurrezione vi precederò in Galilea. Allora Pietro gli disse: anche se tutti saranno scandalizzati, io non lo sarò. Gesù gli disse: in verità ti dico, proprio tu, oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte. Ma egli con grande insistenza diceva: se anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano anche tutti gli altri. Giunse intanto a un podere chiamato Getsemani ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui, mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro: la mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate. Poi, andato un po' innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora, e diceva: papà, padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Tornato indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi. Non sei riuscito a vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Allontanandosi di nuovo, pregava dicendo le medesime parole. Ritornato lì, trovò addormentati, perché i loro occhi si erano appesantiti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne la terza volta e disse loro: dormite ormai e riposatevi. Basta, è venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. E subito, mentre ancora parlava, rimorgiù da uno dei dodici, e colui una folla con spade e bastoni mandata dai sommi sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Chi lo tradiva aveva dato loro questo segno: quello che bacerò è lui. Arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta. Allora gli si accostò dicendo: Rabbì. E lo baciò. Essi gli misero addosso le mani e lo arrestarono. Uno dei presenti, estratta la spada, colpì il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio. Allora Gesù disse loro: come contro un brigante, con spade e bastoni siete venuti a prendere. Ogni giorno ero in mezzo a voi a insegnare nel tempio e non vi avete arrestato. Si adempiano dunque le scritture. Tutti allora, abbandonandolo, fuggirono. Il giovanetto però lo seguiva, rivestito soltanto di un lenzuolo. Lo fermarono, ma egli, lasciato il lenzuolo, fuggì via. Allora condussero Gesù dal sommo sacerdote. E là si riunivano tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco.
Intanto i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti infatti attestavano il falso contro di lui e così le loro testimonianze non erano concordi. Ma alcuni si alzarono per testimoniare il falso contro di lui dicendo: noi lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in 3 giorni ne edificherò un altro non fatto da mani d'uomo. Ma nemmeno su questo punto la loro testimonianza era concorde. Allora il sommo sacerdote, levandosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendo: sei tu il Cristo, il figlio di Dio benedetto? Gesù rispose: io lo sono, e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia, che ve ne pare? Tutti sentenziarono che era di morte. Allora alcuni cominciarono a sputargli addosso, a coprirgli il volto, a schiaffeggiarlo e a dire: indovina. I servi intanto lo percuotevano. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una serva del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo fissò e gli disse: anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. Ma egli negò: non so e non capisco quello che vuoi dire. Uscì quindi fuori del cortile e l'arco cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: costui è di quelli. Ma egli negò di nuovo. Dopo un poco i presenti dissero di nuovo a Pietro: tu sei certo di quelli, perché sei Galileo. Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quell'uomo che voi dite. E la seconda volta un gallo cantò. Allora Pietro si ricordò di quella parola che Gesù le aveva detto: prima che il gallo canti 2 volte, mi dichiarai 3 volte. E scoppiò in pianto. Al mattino i sommi sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo condussero e lo consegnarono a Pilato. Allora Pilato prese a interrogarlo: sei tu il re dei Giudei? Ed egli rispose: tu lo dici. I sommi sacerdoti, frattanto, gli muovevano molte accuse. Pilato lo interrogò di nuovo: non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano. Ma Gesù non rispose più nulla, sicché Pilato ne restò né indignato. Per la festa egli era solito rilasciare incarcerato a loro richiesta. Un tale chiamato Barabba si trovava in carcere insieme ai ribelli che nel tumulto avevano commesso un omicidio. La folla accorsa cominciò a chiedere ciò che sempre egli le concedeva. Allora Pilato rispose loro: volete che vi rilasci il re dei Giudei? Sapeva infatti che i sommi sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i sommi sacerdoti sobillavano la folla perché rilasciasse loro piuttosto Barabba. Pilato replicò: che farò dunque di quello che voi chiamate il re dei Giudei? Ed essi di nuovo gridarono: crocifiggilo. Ma Pilato diceva loro: che male ha fatto? Allora essi gridarono più forte: crocifiggilo. E Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba. E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la corte. Lo rivestirono di porpora e, dopo aver intrecciato una corona di spine, gliela misero sul capo. Cominciarono poi a salutarlo: salve, re dei Giudei! Gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano a lui. Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Allora costrinsero un grande che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro il Buffo, a portare la croce. Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli offrirono vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse,
quello che ciascuno dovesse attendere. Erano le 9 del mattino quando lo precedissero, e l'iscrizione con il motivo della condanna diceva: il re dei Giudei. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno alla sua destra e uno alla sinistra. I passanti lo insultavano e scuotendo il capo esclamavano: ehi, tu che distruggi il tempio e lo edifichi in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce. Ugualmente anche i sommi sacerdoti con gli scrivi, facendosi beffe di lui, dicevano: ha salvato altri, non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo. E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Venuto a mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloì, Eloì, lema sabachthani. Che significa? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Allora uno dei presenti, udito ciò, dicevano: ecco, chiama Elia. Dio. Uno corse e il padre di aceto una spugna e postala su una canna gli dava a loro da bere dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si scorciò in due dall'alto in basso. Allora il centurione che gli stava di fronte, visto lo spirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. C'erano anche alcune donne che stavano ad osservare da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria, madre di Giacomo il minore, e di Oses e Salome, che lo seguivano e servivano quando era ancora in Galilea, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Sopraggiunta ormai la sera, poiché era la parascella, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe di Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anche lui il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato un centurione, lo interrogò se fosse morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e, avvoltolo nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare un masso contro l'entrata del sepolcro. Intanto Maria di Magdala e Maria madre di Oses stavano ad osservare dove veniva deposto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi, solo poche parole che ci orientino, ci guidino. Quest'anno leggiamo in prevalenza il Vangelo di Marco. E sebbene i racconti della passione possano sembrarci tutti uguali, così in realtà non è, perché i 3 evangelisti hanno delle peculiarità. Vi offro, e offro a me stesso, le coordinate di Marco, che è molto interessante da leggere dal punto di vista della passione, perché il Vangelo di Marco è il primo ad essere stato scritto. Dunque, in Marco ci sono degli elementi che poi in Matteo e Luca vengono ripresi, ma anche molti altri dettagli. Marco attinge da una fonte, come dicono oggi gli studiosi, che esistette diversi anni dopo la morte di Gesù, probabilmente anche un trentennio. Si serve di questi fatti e verso il 70 d.C. è il primo a scrivere il Vangelo. Sono passati circa 40 anni dalla morte di Gesù, Marco attinge da questa fonte, che è la prima fonte che costituirà poi il primo nucleo del Vangelo. E questa fonte che cosa contiene? Tutto il racconto della passione. I Vangeli nascono così, a partire da ciò che più rimase impresso nei discepoli. E badate, ci vollero 40 anni per mettere per iscritto quello che era ancora nella mente.
Il ricordo era vivissimo di quello che era accaduto. 40 anni dopo si mette per iscritto. Ci chiediamo, Marco, nel presentarci la passione, ha delle piste? Sì. La prima è: Gesù nella sua umanità appare solo e ha paura. È la prima coordinata. Fateci caso, rileggete la giornata di domani e anche nei giorni successivi questo racconto secondo la versione di Marco. Gesù nella sua umanità è solo, ha una paura tremenda di morire. Ci dobbiamo porre il problema per questo? No. Marco ci sta dicendo che Gesù dice a tutti noi nella nostra umanità: vi capisco bene, ma proprio perché non siete soli, siete con me, avete la garanzia che nella vostra morte potete vincere come ho vinto io, grazie al mio esempio. Secondo, in Marco colpiscono i silenzi. Gesù non dice nulla. Non dice nulla a Giuda quando lo tradisce e lo bacia. Molte volte non dice nulla ai sommi sacerdoti, non dice nulla ai soldati che lo dileggiano, gli sputano addosso e lo colpiscono. Non dice nulla a Pilato. Terzo, c'è un dettaglio. Il giovanotto con lenzuolo, che prefigura il Cristo avvolto nella sindone, così è il termine greco del lenzuolo. E poi, per esempio, un personaggio, Giuseppe d'Arimatea. Marco è l'unico a dirci che andò coraggiosamente da Pilato. Perché coraggiosamente? Se ci riflettiamo, Giuseppe d'Arimatea è un membro del Sinedrio, è un'autorità religiosa. Furono proprio quelli che vollero la morte di Gesù. Non era scontato né che Pilato concedesse la salma, né che lui poi lo deponesse e lo seppellisse nel sepolcro nuovo scavato nella roccia, né tantomeno che andasse poi e che quelli del suo partito lo prendessero bene. Anzi, abbiamo ragione di credere che non lo presero bene e che, espulso poi dal Sinedrio, Giuseppe d'Arimatea ha fatto un bel cammino di conversione. E ultimo dettaglio, se non bastasse, alla nostra riflessione, l'umanità di Gesù è così bella, persino sulla croce, che un centurione si converte. Vedendolo morire in quel modo, disse: quest'uomo era figlio di Dio. E come morì Gesù? Mica morì da Dio, morì da uomo dignitoso. Non alla Socrate che si bevette la cicuta e poi disse al suo discepolo: ammazza il gallo e consacralo a Esculapio, perché io con la morte sto bene. No, Gesù è uomo e non si vergogna di essere uomo, di avere paura. Ma per questo dice a noi di non avere paura. E il secondo elemento, carissimi, seppure velatamente, è che questa morte fa di lui il vero Dio. Perché mostrando nella nostra umanità che le paure sono legittime ma vanno vinte, anche ha elevato tutte le nostre paure alla sua divinità. Ecco, carissimi, con questi sentimenti vi accolgo, cari membri del comitato, che vi considero, che ormai considero fratelli della fede, ma anche un po' amici, cari agricoltori, cari artigiani. Ho ribadito in questi sabati, probabilmente lo avete vinto dalle messe registrate, che siamo vicini a queste categorie. Che cosa chiediamo? Che cosa tutti dobbiamo esigere da noi stessi in questo momento non facile? In questo momento in cui tutti noi sentiamo un po' di essere più fragili e di avere paura di fronte ad una pandemia che ci ha spiazzati ormai più di un anno fa e che continua a lasciarci sgomenti, perché la virulenza, l'aggressività di quello che ci sta accadendo non solo era inaspettata, ma ha messo in luce purtroppo tutte le luci e le ombre che abitano nel cuore dell'uomo. Però noi vogliamo guardare la bellezza che è nel cuore dell'uomo, la bellezza che abbiamo, e voi ne avete tanta di bellezza, fratelli carissimi. Ne avete tanto per l'amore che avete per la mamma di Dio, non soltanto l'organizzazione di una festa, in tutti quelli che possono essere gli atteggiamenti esteriori, la stipulazione dei contratti. È un cuore, è un cuore. Sempre dirò di questa comunità cittadina che ama davvero e onestamente, sinceramente la Madonna. Sempre, anche quando probabilmente fisicamente non sarò più in questa comunità, potrò dirlo. E questo è bello. Questo è bello perché, carissimi, è la fede del nostro bel meridione, è la fede del Salento. Non dico altro, cari agricoltori, lavorando la terra,
ci dite quanto è bello questo mondo e quanto Gesù ha dato la sua vita per dirci che lo dobbiamo custodire. Voi sapete che è uno dei temi più importanti e delicati della custodia del creato. Voi con la terra ci lavorate tutti i giorni, siete lì a dipendere dal clima, dagli agenti atmosferici, ma siete lì anche a cogliere la bellezza della terra che lavorate. Così come voi, cari artigiani, ci dite quanto è bella la materia con cui lavoriamo, sia in legno, sia in ferro, sia nei metalli. Ecco, carissimi, grazie per la vostra partecipazione, ma allo stesso tempo vi garantiamo la nostra preghiera. Sappiamo che le categorie dei lavoratori sono state tutte tremendamente colpite da questo virus e probabilmente artigiani e agricoltori in modo particolare, perché la terra a volte è benigna, ma sa essere anche matrigna, probabilmente per colpa nostra. Però l'agricoltore se la coccola, se la cura, se la carezza, come fa l'artigiano con la materia che deve plasmare. Grazie e chiedo su voi e imploro su tutti voi, fratelli carissimi, la benedizione di Dio per l'intercessione di Maria. Scenda sulle vostre famiglie, scenda in questa grande e importantissima settimana che, come ho detto all'inizio di questa celebrazione, non è qualcosa di passivo, ma ci coinvolge. Poi ognuno di noi sceglie il personaggio che vuole. Vuoi essere Simone di Cirene? Aiuta Gesù a portare la croce. Vuoi essere la Veronica? Asciuga il volto pieno di lacrime. Vuoi essere Giuseppe d'Arimatea? Scavagli un sepolcro nel tuo cuore. Credo in un solo Dio, Padre del mio regno, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato da Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Per terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, ci raccogliamo in preghiera come popolo sacerdotale e intercediamo presso il Signore per tutta l'umanità così bisognosa della salvezza. Preghiamo insieme dicendo: ascolta il tuo popolo, Signore. Ascolta il tuo popolo, Signore. Per tutto il popolo di Dio, perché in questa settimana faccia spazio alla preghiera per meditare e interiorizzare il mistero pasquale, fondamento della fede. Preghiamo. Ascolta il tuo popolo, Signore. Per i lavoratori della terra e gli artigiani, perché il Signore benedica le loro fatiche quotidiane, affinché tutti riconoscano il valore e la dignità del lavoro agricolo e artigianale, per dare all'umanità intera la gioia di guardare al futuro con più speranza e più fiducia. Preghiamo. Ascolta il tuo popolo, Signore. Per i membri del Comitato Festa Patronale, affinché si facciano sempre più ascoltatori della parola di Dio e l'annuncino gioiosamente con le parole e con la vita. Preghiamo. Ascolta il tuo popolo, Signore. Per la nostra comunità, perché nella sobrietà dei riti di questa settimana accompagni con fede e speranza Gesù nel suo mistero di morte e risurrezione, per giungere con Lui alla rivelazione piena dell'amore di Dio che ci salva. Preghiamo. Ascolta il tuo popolo, Signore. Signore Gesù, sulla croce hai aperto le braccia a tutta l'umanità,
tra cui anche noi, per avvolgerla nel tuo amore. Presenta al Padre le nostre suppliche insieme alle molte altre che rimangono inespresse a voce, ma che portiamo nel cuore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Proclamiamo insieme la tua lode.
nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Damiano, Antonio,
tutti in pace con chi hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio, tu mi hai donato ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, Padre Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto la tua parola che tu sarò salvato.
Oh Padre che ci hai nutriti con i tuoi santi doni e con la morte del tuo figlio ci fai sperare nei beni in cui crediamo, fa che per la sua risurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. Vergine della cultura, madre della Chiesa, illumina il popolo di Dio sulle vie della fede, della speranza e della carità. Aiutaci a vivere nella verità, a vincere la minaccia del male. Liberaci dalla fame e dalla guerra, dai peccati contro la vita dell'uomo, dall'odio e dall'avvilimento, da ogni genere di ingiustizia, dalla fallacità di calpestare i comandamenti di Dio, dal tentativo di offuscare nei cuori la verità stessa di Dio, dallo smarrimento della coscienza del bene e del male, dai peccati contro lo Spirito Santo. Accogli, o Madre di Cristo, questo grido carico della sofferenza di tutti gli uomini, carico della sofferenza di intere società. Aiutaci con la potenza dello Spirito Santo a vincere ogni peccato, il peccato dell'uomo, il peccato del mondo, il peccato in ogni sua manifestazione. Si riveli ancora una volta nella storia del mondo l'infinita potenza della redenzione, potenza dell'amore misericordioso, che esso arresti il male, trasformi le coscienze. Nel tuo cuore immacolato si sveli per tutti la luce della speranza. Amen. Siamo sicuri.
e ottenendo da Dio per tuo mezzo la grazia della salvezza eterna, verremo giuriti con te in paradiso a godere Gesù, lodarlo e benedirlo, insieme col Padre e con lo Spirito Santo, per tutta l'eternità, che così sia. Prega per noi, Bellissima Vergine della Fortuna, affinché siamo parte degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Padre, che hai affidato la cultura e la custodia della fede e della vita cristiana del tuo popolo, alla Beata Vergine Maria, Madre del tuo Figlio, Gesù Cristo, concedi a noi tuoi figli, che vivificati dallo Spirito Santo con il suo aiuto, producendo incessanti e fecondi frutti di opere buone, possiamo ricevere da te la vita eterna. E il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. E ora, fratelli carissimi, invoco la benedizione del Signore su tutti noi qui presenti, e di modo particolare agricoltori e artigiani. Padre Santo, da te discende la pienezza di ogni benedizione e a te sale la voce del popolo che benedice il tuo nome. Nella tua benevolenza proteggi tutti gli agricoltori e gli artigiani. Fa che mediante la loro operosità e il loro aiuto possano manifestare le meraviglie della tua creazione. Per intercessione della Beata Vergine Maria della Cultura, concedi, o Signore, a tutti i lavoratori della terra e a tutti noi un cuore puro, affinché il tuo seme porti molti frutti nella nostra vita. Accendi nei nostri cuori la carità verso tutti i nostri fratelli, affinché uniti nel tuo nome e dopo aver trascorso nella pace e nell'onestà la nostra vita terrena, possiamo venire un giorno a goderti in paradiso. Carissimi membri del Comitato Feste, ecco, si spannano i miei occhiali. Cari agricoltori e artigiani, grazie per aver preso parte a questo sabato, che naturalmente è la gioia di vostra mamma. Dimenticavo di dire che una delle coordinate, probabilmente ho messo la più bella del Vangelo di Marco, è che Gesù ci insegna a chiamare Dio Babbo, Abba, Padre. Proprio perché Marco sottolinea fortemente l'umanità di Cristo, l'umanità è fortemente legata al Padre. Che cosa saremmo noi senza un genitore, senza un padre e una madre? Che cosa saremmo noi come figli? Se esistiamo perché siamo figli, perché abbiamo una maternità a cui rapportarci, altrimenti non avrebbe luogo quel processo di individuazione e di separazione, come, ecco, buona tanta sana psicologia oggi ci dice. Ecco, prima della conclusione dell'Eucaristia, naturalmente, oltre a ringraziarvi, ribadisco che domani, come voi sapete, il rito non potrà prevedere la forma solenne dell'ingresso con la processione introitale, per cui voi verrete con i vostri ramoscelli d'olivo e si benediranno con un unico atto di benedizione. D'accordo? Domani sera, poiché ci è concesso ad una sola messa di farlo, utilizzeremo la seconda formula del messale, per cui io partirò dal fondo e benedirò i ramoscelli che, ben inteso, dovrete portare sempre alle solite condizioni Covid. Nelle altre messe invece dovremo fare la terza formula del messale, cioè, ecco, il rito più sobrio, così come da regole CEI e del nostro ordinario diocesano. Grazie ancora, carissimi, e il Signore, attraverso il segno dell'olio benedetto che vi consegno, possa essere vostra consolazione. Questo segno davvero quest'anno mi sembra tanto opportuno e necessario. Non soltanto quell'olio benedetto servirà a confortarci nei momenti di sconforto e anche di malattia fisica, ma sarà anche un dono che potrete fare ai vostri cari che ne hanno bisogno. Ecco, come mi diceva uno, guarendo improvvisamente dalla provincia di Lecce,
da questa boccettina di olio: padre, davvero la malattia era grave, cioè mio padre stava andando dove doveva andare, e quando unto con questo olio il mio papà si è rimesso ed è guarito, e quindi ha voluto ringraziarmi. Beh, perché no? L'olio benedetto della Madonna fa anche di questi miracoli. Tutto è possibile a un cuore umile e aperto, anche la guarigione fisica. Quindi usiamo questo sacramentale sempre nella gioia di sapere che diventa la presenza di Maria Santissima in casa nostra. Il Signore sia con voi. Volgi lo sguardo, Padre, su questa tua famiglia, per la quale il Signore nostro Gesù Cristo non esitò a consegnarsi nelle mani dei malfattori e a subire il supplizio della croce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Amen.